Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious, but he ignorant? How he from the hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the windows tinted. Homie stab me in the back, and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like your superstition. You can't have my phone number unless we running up the digits. Let me meditate. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della nuova Rock Rider Race 900 che, come penso avete già visto, sono andato ad acquistare. Se non avete visto il video dell'unboxing, vi consiglio di andarlo a vedere e ve lo lascio qui in alto a destra. Come avete visto, sono andato ad acquistare l'edizione limitata, ma in questo video andiamo a parlare proprio del telaio della Race 900 e verso la fine andiamo poi a capire quale tra questi modelli fa più per voi. Ovviamente qui sotto in descrizione al video trovate tutte le varie alternative. Se volete andare ad acquistare come me l'edizione limitata, sapete che appena finiscono le quantità non potete più andare ad acquistarla. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere nel dettaglio questa Rock Rider Race 900. Come vi dicevo prima, il telaio rispetto alla vecchia XC900 è stato ridisegnato e è stato fatto un telaio nuovo. Il suo peso in taglia N è di 1030 grammi. Il telaio è composto da fibre di alto modulo. Dopo andiamo anche a vedere come sono state disposte e quali sono le particolarità nello specifico di questo telaio. Ora andiamo a concentrarci di più sui componenti. Nel modello in edizione limitata che ho acquistato io troviamo una forcella RockShox Seed Ultimate SL, ovvero il modello top di gamma di RockShox con un'escursione di 100 mm. Forcella che devo dire che va veramente proprio bene. Nei tratti dove si vibra tanto, nei tratti dove non si hanno dei grandi dislivelli da oltrepassare, la forcella lavora molto bene e questo ti fa anche vibrare poco le braccia e questo ti fa sentire più comodo la bicicletta in tutti i tratti alla fine, dove bisogna guidare, dove i tratti sono tanto tecnici, ma anche nei tratti più normali, magari un lungo prato dove per terra ci sono tanti sassi, dove vibriamo tanto. La forcella ha un peso di 1370 grammi. L'alternativa nel modello non in edizione limitata è la RockShox Reba, sempre con un'escursione da 100 mm, anche lei comunque è una forcella che va decisamente bene, ve ne ho già parlato in diversi video di altre recensioni, e ad un peso di 1650 grammi. Abbiamo solo nella forcella una differenza di all'incirca 300 grammi. Tutte e due sono comandate dal classico comando Combo Lock. Troviamo dei freni AES Dominion, ovvero il modello top di gamma di Reynolds. In questo modello in edizione limitata troviamo diversi componenti del gruppo AES, del gruppo Reynolds, ovvero le ruote, i freni e il manubrio ProTaper. Sono tre marchi diversi, ovvero Reynolds, Dominion e ProTaper, ma sono tutti della stessa casa. Nei freni troviamo delle leve in carbonio. Questo freno è molto raffinato e difatti ha anche un peso molto basso. Il peso della coppia è 254 grammi. Troviamo dei dischi, in questo caso da 160 all'anteriore e al posteriore AES. E lo so che volete sapere come mi sono trovato con questi freni. Allora, possiamo dire solo delle buone parole, perché sono dei freni molto potenti, molto modulabili, anche quando dobbiamo fare una frenata un po' più potente perché magari ci scappa un po' troppo la bici, ci accorgiamo l'ultimo che dobbiamo frenare, possiamo contare su questi freni per pinzare leggermente più forte. Sono molto leggeri e quindi accompagnati su questa bicicletta ci stanno veramente molto bene. Una piccola critica invece su questo freno è che si fa un po' più fatica rispetto magari agli altri freni più tradizionali ad andare a trovare le pastiglie ed andarle poi ad acquistare. Per il resto è un freno che vi consiglio. L'alternativa non in edizione limitata troviamo i classici SRAM Level D con disco anteriore da 180 e disco posteriore da 160. Sono freni più pesanti, ovviamente, che comunque fanno il loro lavoro. Sapete che in altre recensioni che ho fatto ne sono andato a parlare. Ora andiamo a vedere il cambio che è stato montato. Nella mia edizione limitata c'è lo SRAM XX1 XS Gold Edition, compreso di guarnitura SRAM XX1 Gold Edition, che è stupenda. Se vi piace il nero e oro, questa bicicletta fa per voi. La guarnitura SRAM è in carbonio, è un peso decisamente contenuto rispetto alla guarnitura stilo che possiamo trovare nell'altro modello. E anche qua non ho calcolato la differenza che c'è, ma all'incirca
un netto e mezzo, solo con le due pedivelle, senza andare a contare anche il peso della guarnitura, perché nel modello iniezione limitata troviamo 34 denti. La guarnitura è sempre una guarnitura Ceramics X1 Gold rispetto a una guarnitura che troviamo nel modello bianco con 32 denti in questo caso, e troviamo una guarnitura anche più pesante. Sia nel modello classico che nel modello in edizione limitata, la taglia SM troviamo una guarnitura da 170 mm e nella taglia LXL troviamo una guarnitura da 175 mm. La cassetta posteriore è su tutti e due i modelli un 10-52 che vi consente di andare dappertutto, perché con un 10 posteriore riusciamo comunque a sviluppare velocità e con un 52 riusciamo a superare le salite, quelle più impervie. Sapete che anteriormente è compatibile una corona dai 30 ai 36 denti. Ritornando alla cassetta posteriore, nel mio modello troviamo una cassetta XX1 Gold, anche in questo caso è il modello top di gamma di casa SRAM, il modello più leggero e più resistente, oltre ad essere molto bello quando lo vediamo. Nel modello bianco invece abbiamo una cassetta GX, sempre 10-52. Cassetta GX che rispetto a quella dell'XX1 è leggermente più pesante, oltre ad avere un altro colore perché è in colorazione nera. Andiamo a spendere qualche parola sul cambio. L'XX1 AXS montato sulla mia in edizione limitata, cambio elettronico wireless che va non bene di più. Cambio che è reattivissimo, appena schiacciamo sappiamo che il rapporto posteriore è già cambiato. Possiamo andarlo a personalizzare all'interno dell'applicazione SRAM, possiamo andare ad invertire anche i bottoni e lo possiamo andare a personalizzare un po' come vogliamo. Rispetto al cambio meccanico si riesce ad andare a utilizzare molto meglio, non abbiamo più problemi quando lo andiamo ad utilizzare anche di regolazione cambio. Dopo magari un annetto non dobbiamo andare a cambiare i cavi e guaine, che su una mountain bike è una cosa molto importante, perché se prendiamo un po' di fango dopo poche volte il cambio non è più efficiente come lo è con un cavo nuovo. Quando prendiamo acqua anche là si crea più facilmente ruggine e quindi con un cambio XS risolviamo tutte queste cose, oltre ad essere anche più resistente. Vi avevo già fatto vedere il video di SRAM che lo prendevano a martellate. Questo può essere anche l'alternativa poi della bicicletta in colorazione bianca, perché si può decidere se andarla ad equipaggiare con lo SRAM GX meccanico o lo SRAM GX XS. Le ruote che sono state montate sono le Reynolds in carbonio, modello che la coppia pesa 1,665 kg, ruote che sono leggermente robuste, con canale anteriore da 30 mm e canale posteriore da 28. Questo ci dà più stabilità in corsa e difatti tutte le mountain bike che andiamo a vedere adesso in commercio, tutte le nuove mountain bike tendono ad avere dei canali così larghi, e oltre a questo le Reynolds sono anche garantita vita. Difatti dopo l'acquisto, conviene farlo subito perché poi vi dimenticate, si va all'interno del loro sito per andare a registrare la garanzia. L'alternativa nel modello in colorazione bianca sono le Mavic Crossmax, in questo caso in alluminio con un canale interno da 25 mm. Sapete che avete quattro combinazioni, quella base con ruote alluminio, cambio meccanico, e poi si va a decidere tra cambio XS e ruote in carbonio. I copertoni che in questo caso sono stati montati sono gli Acison Kraken da 2,3 sia l'anteriore che il posteriore. Sono entrambi copertoni in Racing Lab, ovvero il top di gamma che possiamo trovare da Acison, e il copertone posteriore è il modello Askin, ovvero il modello rinforzato che pesa qualche grammo in più, circa 50-100 grammi. Quindi per poi andare ad abbassare ulteriormente il peso della bici basterà andare poi a cambiare il copertone posteriore. Devo dire che sono rimasto stupito da questi copertoni. Inizialmente non avevo molta fiducia, andandoli a provare sono anche riuscito a provarli in diversi tipi di condizioni, dall'asciutto, dal bagnato, dall'umido, sulle rocce, sulle radici. Sono rimasto, come ho detto prima, stupito perché tengono veramente molto bene in tutti i tipi di terreni. Forse nel fango sfaticano un po', sono comunque molto scorrevoli, non tantissimo perché sono comunque abbastanza tappati, ma devo dire che in tutte le condizioni mi sono trovato bene, e inizialmente non pensavo perché li volevo andare a cambiare. L'alternativa nel modello bianco in questo caso sono i Vittoria Bardol anteriore, Vittoria Metzger al posteriore, rinforzati da 2,25, che anche loro sono comunque dei buoni copertoni, ma con gli Acison Kraken Racing Lab si ha una marcia in più. Il manubrio che è stato montato in questo caso è il Pro Taper in carbonio da 760 di larghezza. Io sono andato a tagliarlo a 730 perché mi trovo meglio con quella misura. Difatti i manubri in carbonio ve li danno sempre leggermente più larghi perché poi li potete andare a tagliare
fare come volete. Il peso di questo manubrio è 125 grammi e sulla mountain bike, se non avete un manubrio in carbonio, può avere molto senso, perché rispetto a un manubrio in alluminio va a smorzare anche di più tutte le vibrazioni. Nel modello bianco invece troviamo il classico manubrio Rock Rider in alluminio da 720 con il suo attacco manubrio che abbiamo anche nell'edizione limitata. La sella che è stata montata è una Stizic Argo Vento, anche in questo caso in taglia SM troviamo la larghezza 350 e nella taglia LXL troviamo la 400. Io purtroppo mi trovo meglio con la 350, in questo caso sto provando la 400 e devo ancora capire se tenerla o andarla a sostituire poi con la 350, che è la sella che utilizzo anche nella mia bicicletta su strada. Se vi siete persi il video della mia messa in sella, ve lo lascio qui in alto a destra e capite il perché utilizzo questa sella. Sono andato a mettere nel video il reggisella telescopico Switch che vi consiglio. L'unica cosa, sono andato ad acquistare il modello da 120 mm che è un po' troppo per come sono abituato io a guidare la bicicletta. Inizialmente avevo acquistato il 100 mm per due ragioni. La prima ragione è che 100 mm di escursione a me bastava e la seconda è che come peso sia un peso più contenuto, difatti è circa un etto in meno rispetto al 120. Non vedendo la bicicletta pensavo che era un po' troppo corto il 100 mm, quindi sono andato a cambiarlo con il 120 e ora sto utilizzando quello. È un po' troppo lungo per come guido io, ma andiamo a vedere se poi nel futuro lo andrò a ricambiare con un 100 mm. Comunque il reggisella telescopico Switch approvato, ha un peso che non è troppo elevato, perché in questo caso siamo a 560 grammi, viene venduto assieme al suo manettino a un prezzo anche relativamente basso rispetto a quello che troviamo nel mercato e quindi devo dirvi che è consigliato. In questo video non l'ho detto ancora, ma la larghezza di reggisella è 31,6. In questo caso, andando a mettere il reggisella telescopico, già l'acquisto della bicicletta mi hanno già dato i passacavi da mettere all'interno del telaio, perché tutti i cavi in questo caso sono integrati rispetto al vecchio modello che si dovevano andare ad acquistare a parte, magari non li trovavamo disponibili, era più un problema. Adesso almeno nel modello in edizione limitata ve li danno direttamente. Andiamo a vedere nel dettaglio anche le chicche di questo telaio, come la pellicola effetto mariposa che troviamo nella parte superiore del telaio. Devo dire che in realtà secondo me sporca leggermente il tubo, ma la cosa importante è che fa molto bene il suo lavoro. Quando giriamo anche troppo forte il manubrio per sbaglio, quando magari andiamo a caricare in macchina oppure cadiamo, purtroppo fa il suo lavoro e protegge molto bene il telaio. Altra cosa da notare è lo scompartimento che abbiamo per la camera d'aria. Io personalmente non lo utilizzo perché utilizzo direttamente il portaborracce Triban con il suo piccolo porta oggetti e con quello riesco direttamente a portarmi via tutto. Ma se non vogliamo andare a mettere anche una camera d'aria, possiamo andare a mettere un piccolo borsellino per andare a mettere le nostre chiavi e quindi può essere molto utile. Andiamo a vedere leggermente le geometrie del telaio. Le prime cose da notare sono un angolo sterzo da 68 gradi e un angolo sella da 73 gradi. Ed ora andiamo a vedere anche come è stato lavorato questo telaio. Come vi ho detto prima, è composto da fibre di alto modulo. Il telaio è stato lavorato molto nella parte del carro posteriore. Questo difatti lo ha reso molto rigido lateralmente ma flessibile verticalmente. Difatti il carro ti dà quasi un effetto molla quando ci alziamo i piedi sui pedali, quando dobbiamo rilanciare, e questa è una cosa che si sente moltissimo, soprattutto nelle parti veloci, nelle parti dove ci alziamo in piedi, nelle parti dove dobbiamo rilanciare dopo la curva oppure nei pezzi in salita, dove questo telaio riesce a dare il meglio di sé, sia nelle salite più lunghe dove sembra quasi qualcuno ci stia addirittura spingendo, che nelle salite più corte, quelle più esplosive, dove sentiamo tutta la sua reattività. Troviamo un movimento centrale che è molto robusto e anche questo ci dà molta rigidità, ci dà molta reattività. Il bello di questo telaio, il bello del carro posteriore, che smorza molto bene le vibrazioni. E rispetto al vecchio telaio del C900, in tanti punti dove si passava e si vibrava molto con il posteriore, con questo telaio si smorzano molto bene le vibrazioni e rispetto a un telaio che è molto più rigido non si vibra così tanto. Quando andiamo ad acquistare questo telaio, acquistiamo lo stesso telaio che utilizza il Rock Rider Racing Team, che ha corso in questa stagione in Coppa del Mondo e ha colto anche diversi risultati, soprattutto con Joshua Dubois, arrivato 17° nella classifica generale di Coppa del Mondo e ha colto 4 volte la top 10. E devo dire quindi che sono stati fatti tantissimi passi in
avanti con questo telaio. Non a caso è la bicicletta che poi ho deciso di andare ad acquistare. Come vi ho detto prima, smorza molto bene le vibrazioni, nei pezzi molto tecnici, aiutato anche magari dal reggisella telescopico, dal carro posteriore che smorza anche molto bene le vibrazioni, si guida veramente molto bene e non a caso ho fatto tantissimi miei tempi personali senza andare a rischiare poi così tanto, soprattutto nei pezzi di discesa, nei pezzi guidati. E ora vado a svelarvi anche il peso totale che nell'unboxing non vi ho fatto vedere. Il peso totale con il reggisella telescopico Switch da 120, che come vi ho detto prima rispetto al 100 pesa all'incirca un netto in più, con i pedali Rock Rider XC con la staffa Garmin, pesa 10 kg e 15. Andando a togliere il reggisella telescopico, mettendo quello rigido, si è sui 10 kg all'incirca. Andando a cambiare ruote si abbassa ancora di più il peso. Ovviamente il peso è compreso anche dei due porta borracce Van Rysel in carbonio, che vi lascio qui sotto in descrizione perché sono veramente molto belli e danno quel tocco di stile alla bicicletta. Andiamo a capire quale combinazione di bicicletta vi conviene acquistare. Se andate a guardare il peso e andate a guardare i componenti che sono stati montati, ovviamente il modello in edizione limitata è quello che fa per voi, perché troviamo un manubrio in carbonio, troviamo la guarnitura in carbonio, il cambio top di gamma SRAM, ruota in carbonio, e quindi è la combinazione che può fare per voi. Se non volete spendere tantissimi soldi ma volete comunque una bicicletta molto performante, secondo me il modello che vi conviene andare ad acquistare è quello con le ruote in carbonio. Quindi questo, se siete nerd come me e non vi cambia moltissimo la ruota, c'è l'alternativa comunque con la GX elettronico, le ruote in alluminio. E se non volete spendere tantissimo e volete comunque un telaio performante con tutte le caratteristiche che vi ho elencato fino a prima, avete comunque il modello base con il GX meccanico, le ruote Mavic Crossmax in alluminio. La differenza di peso tra il modello in edizione limitata e gli altri modelli, quelli in colorazione bianca, è di all'incirca un chilo. Sapete che se poi volete andare a mettere qualche upgrade, quindi andare a cambiare manubrio, andare a cambiare ruote e andare a ritirare giù quel chilo, andate a spendere più soldi rispetto all'edizione limitata. Quindi pensateci finché è ancora disponibile l'edizione limitata. Sapete che qui sotto in descrizione al video trovate il link a tutte queste biciclette, ovvero l'edizione limitata, il modello col GX meccanico, il modello con le ruote in carbonio e il modello col GX elettronico, le ruote in carbonio. E arrivati a questo punto del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, e non dimenticatevi anche di mettere un bel like. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.